Ciao persone meravigliose di questo canale. Oggi è un video in spacchettamento. Tra virgolette, perché tra virgolette? Perché ho già spacchettato, ci ho guardato tutto, ho già provato tutto, ho già fatto tutto e quindi è un spacchettamento finto, perché volevo far vedere a voi cosa ho comprato. Cosa ho fatto? Io volevo comprare delle cosine che già guardavo da un po' di una griffi, un negozio brasiliano, che quella del negozio adesso vive qua in Italia, quindi lei è un po' di questi vestiti, lei li porta qua e li vende qua, auto brasiliane ma anche italiane, beh, vende a chi compra, e lei aprirà il suo sito, mi sa, quello che ho parlato con quella che mi ha venduto a settembre, però per adesso vendono solo su Instagram così, però è una cosa affidabile e tutto, non vi preoccupate, vabbè, non mi sono preoccupata perché è un negozio grandissimo in Brasile, i prezzi qua sono diversi, costano un po' di più, però è la vita, no ragazzi, è già una cosa importata. Quindi ho fatto il mio acquisto, ho comprato tutto, mi è arrivato dentro di questa busta, mi è arrivato tutto qua dentro, con il mio nome qua, mio nome, e quindi è arrivato. Io li apro perché in realtà avevo tolto tutto così e adesso già voglio togliere. Anche questa busta è utilizzabile, non c'è nome di niente, nel senso, Dio santo, non riesco a togliere. E qui, e quindi è una bustina che le riutilizzerò. Il nome del coso è, cioè, qua il nome del marchio penso che sarà il nome di lei, che è Annette Lima. In Brasile si chiama Las Gringas, il marchio. E quindi loro vendono dei vestiti in una maglia, un tipo di maglia diversa. Prima di tutto, tutti i vestiti sono venuti dentro di questi sacchetti, che è per lavare, perché sono vestiti un po' più delicati. Quindi sono tutti venuti qua dentro. Io vi farò vedere i primi due, che sono fuori del sacchetto. Ci ho tolto un po', perché stavo per buttare le etichette. E quindi li faccio vedere. Tutte le etichette fa vedere quanto c'è di protezione solare ogni vestito, ogni capo, che sono tutti hanno la protezione solare di tutti hanno la protezione solare, come potete vedere qua. E sono dei tessuti, come si può dire, biodegradabili, sono un filo biodegradabile, è una cosa tutta naturale. Ausenza, che non c'è le tossicità, non è tossico, non fa male alla natura, c'è la protezione UV, che principalmente per i brasiliani è una cosa buonissima. Quindi sono anche delle cose che fa sport, queste cose sono dei tessuti buoni, sono tutti così, tutti vengono con questa certificazione, che c'è i controlli di CO2 anche. Non inquinano, diciamo, i tessuti non inquinano, non sono cose che non inquinano. Quindi vengono questo sacchetto qua per lavare. Io, come ce l'ho già le cose per lavare, io non li utilizzerò questi sacchetti, li lascerò per quando viaggio, mettere, non so, un look dentro, una cosa, mi sistemi il look e dentro lì, ottimo, perché quelli che ce l'ho mio sono tutti vecchi. Quindi la prima cosa che io ho acquistato è stato questa legging per correre, che lei è di un tessuto di alta compressione e a me mi è piaciuto perché è una leg diversa, colori diversi che nessuno c'è, c'è delle taschine qua, l'ho voluto di più per colpa delle taschine, perché a volte quando vado voglio portare i soldi per comprare acqua, quando vado a correre, queste cose, e lei c'è qua, e anche nel senso per me anche invernale, che c'è un tessuto davvero spesso che è buono anche per usare d'inverno, quindi io già la lascio fuori perché la prossima volta che vado a correre già la utilizzo lei. Poi ho preso questi qua, questi topi, queste parti di sopra, no? Che non sono, come si può dire, non sono la numerazione è Brasile, sono tutti fatti in Brasile i prodotti, quindi per questo che costa di più anche in Brasile, perché per voi sono prodotti importati, diciamo, sono tutti fatti in Brasile. E questo qua già è un altro tessuto, è un tessuto un po' più, sai, meno caldo e tutto, non è un tessuto di alta compressione, solo i pantaloni che
E tutto questo lo so anche perché ho parlato con la ragazza che vende, lei mi ha spiegato tutto bene, abbiamo chiacchierato un bel po' e praticamente lei mi ha spiegato, ho passato una settimana parlando con loro per sapere cosa volevo, mi hanno fatto cercato, guarda raga, ho pagato tutto, nessuno mi ha detto da venire qua a parlare, niente, loro neanche lo sanno che sto facendo questo. Neanche, non ho idea, neanche se ho il canale, non ho parlato che avevo canale, niente. E quindi, ma ho passato una settimana che lei ha detto più o meno cosa volevo, qual era il mio stile, e loro hanno fatto vedere tutte le cose, perché io, siccome ho il seno grosso, delle misure normali non mi vanno bene, quindi, nel senso, ho fatto di tutto. Poi, un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, che lo volevo, era questa qua, per quando sarà più freddo. Lei c'è questo buchino qua per il dito e è aperto, c'è questa apertura qua dietro, che è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quando c'è freddo si suda, quindi nel senso, metto una felpina, una cosa e vado con quello lì. Io ho freddo solo nelle spalle, quindi quando ho freddo, sto sudando in tutto il corpo, ma le spalle qua in questa zona è un freddo. Non capisco. Poi mi hanno dato anche questo qua, è un regalino. Un regalino che è venuto con tutto, che è stato questa fascetta di capelli, che io devo togliere questo coso. Che è venuto questa fascetta di capelli, che adesso li posso mettere anche insieme a mia. Guarda che fascette non ce l'ho neanche più, ce l'ho dei fascette così. Non ce l'ho più. Poi per ultimo lascio il vestito, adesso vi faccio vedere i costumi che viene dentro di questo sacchetto. E la parte di sopra lei ha mandato fare, è giustamente per me, e quindi che è un 44. I tessuti sono tutti fatti in Brasile, tessuti brasiliani. E io volevo un altro modello, però con la cosa della quarantena e tutto. E anche lei in questo momento non era qui, non era qui a Milano perché il negozio, l'atelier loro hanno qua a Milano, ma come lei non era qui, era in Liguria per vendere le cose là, quindi non ho potuto andare a provare le parti sopra, quindi sono andata sul sicuro, ho misurato come loro mi hanno detto di misurare il seno. Io ho sempre paura e quindi ho preso questa qua perché io ho la quinta di reggiseno, ragazzi, quindi è un casino. E praticamente mi hanno fatto questa qua. Guarda, chi vuoi può anche mettere qualcosina qua dentro per far crescere ancora il seno. Perché c'è questa parte qua per chi vuoi mettere qualcosa per lasciare più strutturato. Il mio seno non è cadente ancora abbastanza per questo, quindi non ho bisogno. E a me mi è piaciuto tanto questo disegno di costellazione, di universo, perché io e mio marito siamo innamorati di queste cose, quindi ci è rimasto ancora più bello, sai, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E ci ho già provato, ci stanno. Questo modello è quello che io vado sempre sul sicuro che mi sta. Poi, adesso mi hanno detto che uscirà anche una nuova collezione. Ho preso la mutanda, questa è la brasiliana grandi, quella più grande che usano i brasiliani, è questa qua. Io l'ho voluta così perché, però io ho sbagliato il numero, perché questa è 36, 36 brasiliano, che io pensavo, però qua loro hanno messo 36 italiano. Quindi io di questa mutanda qua dovrei prendere, la prossima volta che prendo la 34, perché è rimasta un po' grandina anche qui, li ho dovuto togliere i nodi e rimettere, quindi questo è stato il problema per me. Quindi però loro hanno tanti modelli bellissimi, hanno anche che per voi è il brasiliano vero, perché è fatto in Brasile. Quelli che dicono che sono brasiliani qua, non stanno bene nel mio corpo, rimangono troppo grandi, troppo, non mi piacciono, non mi stanno bene per niente. E poi per ultimo, e non meno importanti, e non me ne porto, sto togliendo tutto dei sacchetti, e il vestito, ragazzi, chi non mi vedete indossate, guarda che vestito c'è ancora, questo qua ha il fattore di protezione 50, gli altri sono fattore di protezione 80, quindi
Quindi questo qua è fattore protezione 50. Questo è vestito. Lui c'è. Io ho mandato, perché questo qua lei ha sistemato solo per me. Lei stessa, questo qua non è fatto in Brasile perché l'ha fatta lei qua per me. Però il tessuto è quello di loro. Il tessuto è brasiliano, diciamo. Il tessuto l'hanno portato di là. E a me mi piacciono tanto queste stampe estive brasiliane, che qua non si trova queste stampe belle. Qua dietro il mio è diverso, che è più in alto, perché io ho bisogno di usare reggiseno per il mio seno, che è grosso. Quindi l'altro, questo vestito qua è normale, lui va fino a sotto il culo. C'è un decote qua dietro la schiena, enorme, bellissimo, però per me non andava bene. Un'altra cosa che loro mettono nei suoi modelli, la parte interna loro mettono questo qua, che è giustamente perché c'è seno grandi. Questa qua, lei ha detto che questo vestito non c'era e lei ha messo per me questo qua, che io potrei usare senza reggiseno, ma io preferisco usare con il reggiseno. Loro mettono questo sempre nei costumi interi, loro di mare, questi costumi interi, lei dice che metti sempre questo qua dentro, così rimane il seno più su, che è un elastico qua, è tipo un toppe dentro del vestito, capito? La parte interna qua è vestito, c'è questo toppe nell'interno, e lui c'è anche una cosa che modella, che lascia il corpo più in curva, in più, sai, più bello, tipo stilo Kardashian, che è questo dettaglio qua, di questa parte un po' come delle pieghe, sai, nel corpo, rimane bellissimo. Lo userò solo per il compleanno di matrimonio, che è a settembre, spero aver perso dei chili in più. Grazie a Dio oggi mi sono pesato, ho perso più mezzo chilo, quindi mancano ancora un po', però li perderò, ragazzi, li perderò, quello che la quarantena mi ha regalato, che è stata la pancia. Bene, ragazzi, finito è il mio spacchettamento. Io lascerò qua sotto l'Instagram di loro, magari voi volete andare a guardare. Non costano poco, sono cose che costicchiano un bel po', però a volte, vabbè, si può dare un regalo a se stessa. Io mi sono regalata queste cose, diciamo, mi sono regalata perché adesso sto studiando tanto, sto facendo tante cose, per questo che sono un po' sparita qua di cose, di tutto, quindi adesso c'ho mille cose da fare, quindi scusate quando io non passo subito ai vostri canali, che io seguo sempre, perché io tolgo adesso solo un giorno, una settimana per guardare i video, e quindi a volte guardo questa settimana uno, poi quella settimana altro, uno o due giorni alla settimana che riesco a sedermi e guardare. A volte nel mezzogiorno mi fermo, guardo uno o due video, però per guardare tanti non riesco tantissimo, quindi anche per questo che metto due video alla settimana, perché lo so che nessuno riesce a guardare tutti i video sempre, quindi è impossibile. Bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Io metterò qua sotto il Instagram di loro. Lei parla italiano, quindi potete scrivere se qualcuno volete sapere qualcosa. I prezzi, loro ce l'hanno il sito, però il sito è brasiliano, quindi i prezzi sono diversi. Quindi se volete sapere il prezzo di qualcosa, chiedete a loro. Il prezzo, perché è diverso, loro ti parlano anche su WhatsApp, queste cose. Chiedete subito il prezzo delle cose che volete, perché magari per voi costa troppo, capito? Però nel senso, a meno loro hanno dei costumi bellissimi, quindi questo qua penso che vale la pena. Bene, ragazzi, un bacione e spero che vi sia piaciuto questo video. Mettete i commenti qua sotto, lasciate infilati il dito lì nel like, e se non sei iscritto, ti iscrivi nel canale. Un bacione, alla prossima!